La Germania è per l'Italia il primo partner commerciale in assoluto, sia per quanto riguarda le esportazioni, sia per quanto riguarda le importazioni. Cioè sono il primo mercato di destinazione delle nostre merci e sono il primo mercato di origine delle nostre merci tuttora. Ci sono in Italia oltre 2.000 imprese a capitale tedesco con 170.000 dipendenti e il fatturato che queste imprese fanno è di 70 miliardi di euro, che è il 15% del fatturato totale delle imprese italiane a partecipazione estera. La Germania è il secondo investitore estero in Italia, se guardiamo al numero di imprese a capitale estero, dopo gli Stati Uniti, sia per numero di imprese che per fatturato. Ed è il terzo invece paese per numero di dipendenti. The interesting thing in our business on a global level is that we are not too much depending on economical deviations, economical crises or whatever. You see here in this, let's say, development of the fatturato, that means the revenue and the number of employees, you do not see a big dip in 2009, 2010, which are supposed to be the crisis years or whatever, the financial crisis. This did not happen in our business. That's a nice thing on that, that it's quite stable. The demand for inspection and services is increasing steadily. Industry Service, quindi l'area storica in Italia fino al 2011, cioè prima dell'acquisizione di Bytest, ha avuto una crescita negli ultimi 4 anni costante, forte, a confermare quello che dicevo prima, che comunque essendo un settore diversificato non va a toccare un unico nicchia di mercato. E nel 2011 abbiamo avuto una crescita del 20% circa rispetto al 2010. Nel 2011 sono stati questi due progetti, a Genova l'acquisizione di un'azienda in ambito automotive, un'azienda piccolina di una quindicina di persone, ma soprattutto a cavallo di fine anno l'acquisizione di Bytest, che vedete adesso genericamente Torino, in realtà è a Volpiano, a due passi comunque da Torino, con una sede e anche un laboratorio a Benevento. Abbiamo quattro parole chiave che sono certificazione, ispezione, testing e formazione. Effettivamente in queste quattro parole vengono declinati quei servizi tecnici, giustamente il professore anticipava prima. Quindi certificazione di prodotti, di sistemi, di aziende, ispezione, perché è una declinazione diversa, mentre la certificazione si mantiene nel tempo, l'ispezione è un'attività spot fatta su un'apparecchiatura, un impianto, in questo caso un componente industriale. Testing sono le prove di laboratorio ed è proprio una delle attività principali erogate da Bytest, e la formazione, la classica attività complementare ai servizi precedenti. Entrare in un grande gruppo internazionale può essere un'importante opportunità anche per chi viene acquisito. L'esigenza per noi è stata di rafforzare il nostro portafoglio di servizi e incrementare la posizione ovviamente sul mercato italiano. Le due realtà, TUF Italia, quindi parte del gruppo TUF Sud, e Bytest integrate, generano questa presenza sul mercato, una presenza importante, con un numero di dipendenti che inizia a diventare consistente. We are a global company, nearly situated everywhere, except of, let's say, Central Africa and some countries of South America, as well as in Australia, but the rest of the globe we are covering. Molto spesso l'impresa che viene acquisita è un'impresa che è riuscita a crescere fino a un certo punto, ma poi ha delle dimensioni che sono magari troppo grandi per essere un referente per le piccole imprese italiane e troppo piccole per essere un protagonista sul mercato globale. Entrando a far parte di un gruppo più grande, io riesco a far valorizzare il know-how della mia impresa in un network internazionale più ampio. La giusta per continuare a crescere era quella di fare questa acquisizione, di consentire questa acquisizione, anche perché comunque aveva una dimensione in cui la crescita organica fatta di sola attività interna, quindi senza capitali e senza acquisizioni, poteva non avere più sbocchi. So Bytest is very good fitting in our global strategy because it's a good, let's say, addition to our non-destructive testing business, an NDT business, as well as it's an additional footprint in Italy. It's now, I think, our biggest single business in Italy, and it will give us access additionally to the aviation industry and the possibility to roll out our services internationally, and fits very well to our, let's say, high level and high tech approach
in our service portfolio. Quest'anno ci siamo dati, sulla parte sinistra vedete, un obiettivo di una crescita del 10% e con Bytest puntiamo a stare poco sotto i 20 milioni di euro di fatturato.